Hello utilizzano sempre io e oggi siamo nel primo episodio di un nuovo show, ovvero Giuseppe Show e regia sigla. Ok, stavo girando nel web ultimamente. E ho letto questa domanda: come faccio a contattare Berlusconi? Ci penso io, ovviamente. Ok, io sono andato a cercare il numero su internet, ovviamente. Il primo numero che ho trovato è questo qui. Vediamo un po'. Cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. La invitiamo a riprovare più tardi. Grazie. Non è raggiungibile. Ah, mi dispiace. Ho visto che c'è un altro numero, ovviamente. E beh, devo portare a termine la mia missione. Vediamo se è lui questa volta. C'è qualcosa che manca in questo numero. Si chiude la chiamata. Si chiude la chiamata. Scartato anche questo numero. Vai. C'è qualcuno che c'ha il suo numero, vero? Mi dicono che il numero è quello di prima. Se io chiamo e mi chiude il telefono. Riusciremo a trovarlo prima o poi. Porto sempre a termine le mie missioni. Porto sempre a termine le mie missioni. C'è questo qui, proviamo. È un po' troppo lungo come numero. Va bene, ed è stato scritto con migliore risposta. Un numero inesistente. Ottimo, direi. Del 112. Oh mio Dio. 666. Va bene. Ok, mi dicono di rifare il numero di prima, ma evidentemente non è quello. One eternity later. Mi sa tanto che non c'è il numero. 892424. Forse ci siamo. Ci ho messo tutto, ma non sono riuscito a trovare il numero di Berlusconi, mi dispiace. Posso pure riprovare col primo numero, ma niente. Non si può contattare, mi dispiace. Mi dispiace. Quindi colui che ha fatto questa domanda, come faccio a contattare Berlusconi? Non c'è un modo, mi dispiace. Non c'è un modo. Se qualcuno sa come contattarlo, scrivete nei commenti. Anche se non credo ci sia un modo. E io ho provato. E ne avete le prove. Va bene. E adesso lo spot pubblicitario a cura di Terrence, come si chiama lui? Scusami se non so dire bene il tuo nome. Vai con la pubblicità. Nel caso che la vostra ragazza non me la voglia dare in una foresta, che la vostra band si può ritirare col minimo. Persa. Oppure che la partita dell'anno finisca 7-1. Quindi chiedi cotto quanto fa? Non capita, ma se capita. Beh, se capita è una truffa. Per questo ci siamo noi di Vodafone, tranquilli, truffa assicurata. Oh, ma siamo tornati. Scusate. Adesso, siccome siamo nel periodo dei test, compiti in classe, ho deciso di cercare le risposte più divertenti nei compiti in classe. Iniziamo con il primo. La domanda fa: Marco afferma che per ogni numero naturale n maggiore di 0, n alla seconda più n più 1 è un numero primo. Marco ha ragione? E cosa risponde questo qua? Scrive: Marco ha ragione perché non ha voglia di calcolarlo e quindi gli do fiducia. Bravo, numero 1. Dategli il premio Nobel. Nella prossima, invece, c'è scritto: a caso, quale lingua parli? Italiano. E poi seleziona sotto elfico, ovviamente, perché a casa adesso parliamo l'elfico, ovviamente. E l'elfico è una lingua. Certo, io mi preoccuperei, e tanto. Prossima! Ah, questa è bella. Lorenzo afferma: la disequazione un mezzo di x minore di x è soddisfatta per ogni numero reale x, non si capisce? Lorenzo ha ragione perché chiede a lei, è una brava ragazza! Ma perché?
perché? Oh mio Dio! No, vabbè, no, vabbè. Cioè, dovete dargli un voto in più solo per le risposte epiche che hanno dato. E adesso arriviamo a quella più bella. La domanda fa: cosa si concluse nel 1896? Il 1895! Bravo, bravo, date le medaglie. Ah, è vero, non c'è più Obama, quindi niente più medaglie. Datevi il premio Nobel. Qualcosa gli dovete dare, carica di presidente, tutto quello che volete. Fra la risposta più bella dell'anno. Cosa si concluse nel 1896? Il 1895. No, vabbè, genio in assoluto. Lui è il genio incompreso. Altro che un voto in più, dovete darlo di tutto. Merita troppo. Dopo questa carrellata di risposte divertenti in compiti in classe, siamo arrivati al commento del giorno sotto una foto di Harry Potter in una brutta condizione. Bruttissima, direi. Ci sono tre commenti. Il primo, di Alpha Man Real, scrive: sempre detto che la polvere volante serviva ad altro. Eh già, la famosa polvere volante. La polvere volante spacciata da non so chi. Ambrose 69 invece scrive: quando dal film passi al cartone. Dipende quale cartone. E poi una delle risposte più belle di sempre è stato scritto da Marcello Insonia, che scrive: Harry Pusher è la dose filosofale. No raga, voglio la intro di Harry Potter con questo titolo. Oh mio Dio, nuovo film. Nuovo film, non lo voglio vedere da qualche parte. Da qualche parte lo voglio vedere. Harry Pusher, la dose filosofale. Grande, grande. Va bene raga, direi di chiudere qua questo primo episodio del Giuseppe Show. Spero che vi sia piaciuto, se sì lasciate un like, iscrivetevi al canale, mettete pagina Facebook, trovate il link in descrizione con altri social. E niente, noi ci becca in un prossimo video. Bella a tutti raga.